Un saluto a tutti, prendiamo la linea in diretta come al solito a giovedì, intorno alle 9.15, 21 e 10. Questa sera in sommario abbiamo scherma, golf e calcio come al solito. Ma direi di presentare subito gli ospiti perché dobbiamo camminare, che ci sono tanti personaggi e il più possibile renderli protagonisti come al solito cerchiamo di fare. Allora, direi subito il saluto alla Federazione Gioco Calcio della delegazione di Chiavari, qua rappresentata dalle massime autorità, che è il presidente e vicepresidente Ignazio Codice e Giorgio Piazza. Poi andiamo al centro, che abbiamo Camilla Rivano, che arriva proprio fresca fresca da una bella vittoria e pallo di scherma del club Rapallo e vince la medaglia d'argento come squadra, ottava classificata in Bulgaria, proprio arrivata questa mattina, perciò grazie Camilla e complimenti, accompagnata qua da un rappresentante della società, Marco Ambrosetti, che è dirigente di questa grande società che in tanti anni ha sfornato tante campionesse. Poi andiamo a Riva Samba, abbiamo i due rappresentanti direi massimi per quanto riguarda la scuola calcio, che è Marco Castelletti e Boris Stagnaro, rispettivamente direttore responsabile tecnico. Poi abbiamo il grande golf, il circolo golf tennis di Rapallo, qua rappresentato da Fabrizio Pagliettini, amico e anche di L'Avventura, vicino molto a Telepace, nel consiglio degli amici di Telepace, ha portato due campionesse, credo, no? Sì, a Martina Pelloni e Lea Laura Zanetti. Ecco, le salutiamo. Questa sera, Fabrizio, insomma, lo sport giocato è al femminile. Sì, e al femminile ed è giovane, perché volevamo giustamente dare un'immagine anche dello sport del golf, che spesso ancora nella mente delle persone è uno sport legato principalmente a persone di età, un'immagine che invece poi magari nel dettaglio spiegheremo, è un'immagine molto giovane, sorridente, come penso meglio di nessun altro possano rappresentare sia Martina che Lea. Ecco, allora l'applauso, il primo applauso questa sera lo facciamo a Camilla Rivano. Insomma, sei arrivata fresca fresca da questa vittoria, arriva dalla Bulgaria, insomma, te lo aspettavi, com'è andata con la maglia azzurra? Ti manca la medaglia? Vabbè, la prossima volta. Sì, sì, cioè, non me l'aspettavo perché inizialmente ero stata messa come riserva in Italia, quindi dovevo rimanere a casa. E invece poi, proprio il giorno prima di partire, mi hanno chiamata dalla federazione, mi hanno detto di partire. E diciamo che mi è andata anche abbastanza bene, perché a parte l'individuale, che sicuramente c'è un po' di rammarico per non aver preso una medaglia, la gara a squadre è andata bene e la finale non ce la siamo giocata benissimo, però comunque abbiamo sempre portato a casa una medaglia d'argento, che comunque è sempre una medaglia, quindi sì, sono felice di questa trasferta. Benissimo, tra l'altro appunto arrivi insomma da una società storica con tanti bei risultati, credo anche a livello nazionale sia importante questo, rappresentare una società forte, no? Sì, sì, e vengo da una palestra comunque dove è cresciuta anche Benedetta, Durando, Bianca del Carretto, comunque due atlete cioè, fortissime, e quindi sì, sono felice di farne parte ormai anche da tanti anni, quindi sì, mi trovo bene, siamo una piccola palestra ma mi trovo bene. Ecco, poi con Marco andremo un po' nei dettagli, qua intanto vediamo la palestra rimodernata proprio a nuovo. Abbiamo completato la ristrutturazione l'anno scorso per quanto riguarda l'ampliamento interno e adesso poi provvederemo quest'estate a fare tutti gli spazi esterni, quindi il lavoro ne stiamo producendo e devo dire che come sala di scherma, lei può confermarlo, è la più bella che abbiamo in Liguria. Bene, salutiamo insomma, la famosissima Gabriella Bozzo. Eccola lì. Benissimo, sì, che la vediamo. Questa è rappresentativa proprio del gruppo nostro di piccolini in questa garetta che abbiamo fatto nella nostra palestra, dove dà indicazione ai più piccoli che sono arrivati quest'anno e sono un nutrito gruppo, quindi questo è importante, ecco. Bene, salutiamo il presidente della delegazione Federcalcio di Chiavari, Ignazio. Buonasera. Insomma, una stagione che sta arrivando verso la fine. Sì, diciamo che con sabato, domenica, finiamo l'attività calcistica. È stato un anno veramente grandioso perché
ci sono state 4 promozioni delle società, il Moconisi che della promozione va in eccellenza, il Real Fieschi che dalla prima categoria è stata promossa in promozione, poi c'è la Cogorlese che della seconda va alla prima e ultima in terza categoria che è l'Atletico San Salvatore che dalla terza va alla seconda. Come vede ci sono 3 società della Lega Nazionale Dilettanti che sono tutte e 3 del comune di Cogorno, pertanto penso che sia, non so se è un caso, ma è segno che lì si lavora bene. Assolutamente. Dovrei dire anche un plauso, lo devo fare al Real Fieschi, perché in 4 anni di attività ha giocato 3 campionati, su 4 anni ha vinto 3 campionati, perciò più contento di così si muore. È stata la settimana dei festeggiamenti. È stata veramente una settimana di festeggiamenti, abbiamo dato le reali coppe, abbiamo brindato tutti assieme e siamo rimasti contenti. E poi diciamo che il 29 di maggio c'è la chiusura della stagione 2015-2016 con la festa del Fan Football. E approfitto di questo invito per ringraziare innanzitutto il comune di Cogorno che mi fa da patrocinio, mi mette a disposizione tutto il campo sportivo, palestre, perché abbiamo 310 ragazzi che mi hanno già confermato la propria presenza, 17 società che partecipano, perciò c'è tanto da lavorare. Sarà una grande festa. Vorrei ringraziare anche il sindaco, la dottoressa Somariba, l'assessore allo sport, poi ho altre persone. Angelo Casazza che è uno sportivo. Esatto, l'assessore Casazza perché veramente quando chiedo mi dà, alla federazione dà sempre una mano. E poi tutti i sponsor, perché devo dire la verità, quando chiedo la sponsorizzazione per i bambini sono tutti pronti, a cominciare dal Real Fieschi, l'architetto Levaggi che quando l'ho chiesto dico ma saresti disposto anche quest'anno? Non ci sono problemi e questo mi fa molto piacere, che pensa a regalare tutti i budget per i bambini, sono tanti, ecco. Bene, Ignazio, poi ritorneremo su queste cose. Ah, ecco, perché sì, vai. Posso? Sì, no, sì. Volevo ringraziare anche altre 2 persone, Gino Garibaldi che mi fa da sponsor per le coppe, che regala le società. Poi c'è un'altra persona, Schiaffino, che è un presidente degli albergatori di Lavagne e Cavi, che pensa a tutta l'acqua minerale per circa 400 persone. E poi per ultimo fatemi ringraziare il mio segretario, che è il promotore di questo lavoro, che realmente sono 2 mesi che ci lavora. E approfitto, vi invito proprio pubblicamente anche Telepace, se venite per il 29 mi farebbe molto piacere perché chiuderemo una stagione in bellezza. Via. Bene, abbiamo visto un codice presidente molto contento, felice soprattutto a parlare dei giovani che da tanti anni sono seguiti molto bene dalla scuola calcio del Riva. Qua questa sera abbiamo il direttore tecnico e anche il direttore della scuola, perciò chi inizia, non so se Marco o Boris, comunque Marco Castelletti, dai, che sei il direttore della scuola di Riva. Sì, no, quest'anno noi siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto, direi che è un lavoro che sta andando di anno in anno, stiamo crescendo sia a livello numerico, perché anche quest'anno, poi il codice lo sa bene, abbiamo presentato veramente in tutte le annate, abbiamo presentato almeno una squadra, ma in alcune annate addirittura 2 o 3, voglio dire. Quindi penso che diamo una grossa mano anche alla federazione a lavorare, e li facciamo lavorare un po' di più probabilmente perché ci devono seguire, ma lo fanno molto bene. E poi l'altra cosa è che abbiamo fatto un grosso lavoro per poter ottenere il livello massimo che è delle scuole calcio in Italia, per la Federazione Italiana, che è la scuola calcio Elite, e siamo l'unica società qua del Tiguglio, della Federazione di Chiavari, e una delle 10 società di tutta la Liguria, tra cui Genoa e Sampdoria, le 2 squadre professionistiche. E questo direi che per noi è un risultato grosso, che però lo ritengo più un punto di partenza che non di arrivo, ecco.
Responsabile tecnico, Boris, insomma, bisogna sfornare ragazzini da mandare in prima squadra, che abbiamo visto qualche immagine in repertorio. Sì, beh, questo è il compito principale di un settore giovanile. Poi insomma, allenatore, vabbè, allenatore alleno ancora adesso, però il compito sì, sarebbe quello lì. Poi ci sono anche tanti altri aspetti, che non è solo quello di portare ragazzi in prima squadra, però diciamo che il settore giovanile nasce anche per questo. E devo dire che Neriva Samba effettivamente in questi anni, negli ultimi anni soprattutto, ho visto esordire una marea di ragazzi del settore giovanile. Poi magari c'è chi riesce a rimanere in categoria, chi non riesce, però l'opportunità devo dire che ce l'hanno praticamente quasi tutti. Quelli che sono un po' bravini vengono fuori. E questo, diciamo, secondo me è il fiore all'occhiello veramente del settore giovanile del Riva Samba. Non credo che ci sia un'altra società, mi permetto di dire, in Liguria, che possano vantare tanti giovani in prima squadra del settore, proprio nati nel loro settore giovanile. E quest'anno stiamo crescendo, come diceva Marco, facendo anche cose un po' innovative. Ora, ultimamente abbiamo preso ancora 2 giorni fa un'attrezzatura particolare, che la chiamiamo noi la gabbia, non so se la conoscete, si parla di street soccer, diciamo che serve per sviluppare le capacità motorie, tecniche, reattive, cioè per i giovani. È stato un po' mio pallino questo, no? Ne parlavamo con Marco, scherzavamo, mi sono permesso col presidente di rompergli le scatole abbastanza, e alla fine devo dire che è uno strumento per giocare a calcio con rapidità, con velocità, con tecnica, dove la palla non va mai fuori, e ho già visto qualche torneo in giro, fanno anche dei campionati. Noi siamo riusciti a installarla nel Riva Samba, è un'attrezzatura che è 10 metri per 20, e vogliamo sviluppare proprio tutte le capacità dei bambini, cominciando dall'età piccola, riteniamo che possa essere una cosa un po' innovativa. E oltretutto, oltre ad essere innovativa, secondo me è anche molto divertente, ma anche per gli adulti e non solo per i bambini. Però il principio nostro è del settore giovanile. Ci fa incuriosire, che bisognerebbe un po' vedere lì questo strumento. Bisogna venire a Riva. Vi invitiamo anche a giocare dentro e vedrete cosa. Cos'è questa gabbia? Famosa gabbia, sì. Bene, allora, come avete visto questa sera da Riva andiamo a Rapallo e tappa Chiavari, poi Giorgio Piazza prima del Palazzo Federazione, faremo un po' parlare anche della Virtus Entella, ma insomma sta andando benissimo, chissà come la pensa Giorgio. Fabrizio, io farei intervenire un pochino Martina e Lea Laura, sì. Ce li presenti un attimo, e soprattutto da parlare di questa gioventù che avete al Circolo Golf Rapallo e questa passione che non è comune comunque, no? Cerchiamo sempre di inserire in mezzo al calcio, che comunque la federazione dove ha più squadre, campionati, ma ci sono tantissimi sport. Stasera Rapallo è molto presente, no? Con Camilla, ma anche con il golf. Sì, noi, vado un attimo controcorrente, ti dico che fuori dall'Italia lo sport più giocato al mondo è il golf. È uno sport ed è un gioco che chiaramente dà la possibilità di esprimere la parte agonistica non soltanto ai giovani ma anche alle persone in età, e quindi queste diverse peculiarità che ha questa disciplina lo rende a livello numerico il più praticato. In Italia ovviamente siamo un po' indietro, perché c'è stata una mentalità che ha gestito, diciamo, la pratica sportiva per tanti anni un po' chiusa. Oggi abbiamo un obiettivo nobilissimo, il nostro presidente della federazione è riuscito a accaparrarsi nel 2022 la Ryder Cup, che per quanto riguarda le manifestazioni a livello mondiale è posizionata al terzo posto dopo il campionato del mondo di calcio e l'Olimpiade, e quindi abbiamo un'opportunità straordinaria per poter parlare attraverso un linguaggio molto più universale, più giovane, di questo sport. Le due atlete che abbiamo scelto di accompagnare in questa bella trasmissione sportiva sono un esempio, come ho detto prima, di questa area giovane e di come il golf di Rapallo si scrive golf Rapallo, si legge golf di Guglio, perché l'importante, appunto, mentre sia per tanti altri sport ci sono le varie società anche vicine che gestiscono lo stesso sport, nel calcio ce ne sono tantissime, l'abbiamo appena sentito, avere un campo da golf raggiungibile in un quarto d'ora da diverse zone del Tiguglio sicuramente può dare un'opportunità in più a tutto il territorio. La prima, alla mia destra, è Martina Pelloni,
Vorrei che si presentasse lei anche attraverso il suo handicap di gioco, significa la qualità del gioco si definisce nel mondo del golf attraverso i colpi che vengono tra virgolette regalati a seconda della bravura. Il professionista è handicap 0, il neofita è handicap 54 e Martina Pelloni è handicap 8,4. 8,4 un handicap di prima categoria significa avere già una cognizione sportiva della pratica. Alla mia sinistra Lea Zanetti, che è una chiavarese, il suo handicap è? 12. Quindi anche lei è in una discesa verso diciamo, la fascia agonistica, e vorrei che come prima cosa, se posso permettermi, ci raccontassero in poche parole il perché hanno scelto questa disciplina e cos'è che piace di più del golf, magari non dico rispetto ad altre, ma perché hanno scelto come primo sport il golf. Mio papà tipo nel 2007 ha iniziato a giocare a golf. E all'incirca un anno dopo mi ha detto se volevo provare, e ho detto va bene. E poi con il tempo ho conosciuto Lea, e però a un certo punto io non so per quale motivo ho voluto diciamo smettere di giocare a golf, perché non avevo diciamo più gli amici di prima e mi avevano spostato nel corso quello diciamo dei più bravi. E però dopo un po' ci ho riflettuto e ho iniziato a prendere lezioni da un altro maestro che è Luigi Figari, e ora sono qua. Ti diverti sempre, dai. Sì, sì. Lea. Allora, io ho iniziato golf perché i miei genitori hanno iniziato a giocare, e ho iniziato in Inghilterra perché di solito andiamo lì e lì è molto comune il golf. E arrivata in Italia questo 5 anni fa, mi hai deciso di iscrivermi al corso, e così iniziai questa bellissima esperienza che è cioè, molto bella. Ma quanto ci si mette a imparare, Lea? Ci si mette abbastanza. Insomma, per cominciare a divertirsi. All'inizio è molto difficile, perché ovviamente non si riescono ad ottenere i risultati che si vorrebbero ottenere. E bisogna mettersi d'impegno e con tanta pazienza cercare di insomma migliorare piano piano, col tempo ce la si fa. E, sì. Ma Fabrizio, tu fai direttore da tantissimi anni per lavoro, da quanto tempo? Sono 31 anni che 31. Lavoro. Mai, mai giocato a golf? Sei Guarda, bravo. L'ho praticato quando lo arbitravo e gestivo in maniera più personale la parte sportiva delle varie gare del sabato e la domenica. Penso che sia molto difficile conciliare uno sport che comunque ti porta via dalle 4 alle 5 ore per poter giocare con il lavoro, e ho sempre pensato che fosse meglio lavorare dietro le quinte e ritenersi al servizio del divertimento degli altri. Questo è il mio modo di lavorare. Però insomma qualche, come si chiama, racchettata, no? Qualche colpo l'abbiamo dato sicuramente. La puoi fare, no? La però fai. Come hanno detto ci loro scappa. È uno sport che è molto tecnico, quindi un inizio va fatto con molta attenzione attraverso delle lezioni singole, altrimenti non ci si riesce a divertire. Allora, poi ritorniamo sicuramente sul golf, anche due cose sul tennis, non so perché il circolo... Assolutamente. Ci vorrebbe Nicolò Fabri, anche perché poi dopo c'è una bella telefonata, ma a un personaggio come Giorgio Piazza cosa... Insomma, quante presenze Giorgio nella nazionale Entella? 302 mi pare. 302. Cosa chiederesti? Insomma, ma mi sono quasi vergognato, perché io sono uno dei tantissimi, ma io non so se saranno migliaia e migliaia di ragazzini che lo hanno conosciuto da giovane e lo hanno subito eletto a mito, perché gli hanno detto guarda c'è Piazza sul campo, quindi e mi ricordo con grande commozione quel periodo. Niente, io vorrei chiedergli, visto che lo sport del calcio ha subito in positivo e negativo molte variazioni nel corso degli anni, che cos'è che rimpiange di più dello spirito di una volta e cos'è che gli piace di più di quello che invece vede oggi sui campi di calcio? Quello che rimpiango è che sono nato troppo presto, quello, perché ormai il calcio è una cosa troppo strana.
quindi è inutile stare lì a rivangare cosa si potrebbe fare. Oggi il calcio, come specialmente attualmente vediamo l'Entella, è un'azienda, quindi se si vuole far bene, se si vuole andare avanti, bisogna programmare. Non so adesso la gabbia lì cosa faranno lì col Rivasamba. Anche tu mi pare che già qualcuno l'avesse inventata quella gabbia lì, uno della Juventus, un essere allenatore, che qualcosa avesse già fatto. Però purtroppo adesso si cerca al massimo sempre di spremere questi ragazzi a fare meglio. Quindi poi, come diceva questo signore, adesso il calcio prima era un divertimento, dicono il gioco del calcio, adesso non è più un gioco, anche i bambini. Come diceva Codice, la prossima festa ci saranno 300 ragazzini, dai 5 agli 8 anni, non è ragazzi grandi, dai 5 agli 8 anni. Questi bambini vengono già messi lì come un po' come i polli da allevamento e via. Quindi ormai bisogna prendere quello che c'è, che sinceramente vorrei esserci io un talentello adesso. Giorgio, scusa, si capisce il tuo ragionamento, può essere condivisibile, però il bambino si diverte. Non lo so. Non lo so. Se metti in dubbio questo, allora non siamo fritti. Però secondo me si dovrebbe divertire. Io ero perché quest'anno non ne facciamo, responsabile delle rappresentative. Io giravo tutti i campi a vedere questi ragazzi, una cosa o l'altra, no? E quando arrivano dice: cosa giochi? Alto, basso, lì. Ruoli non esistono più. Adesso tutti li va. Anche quando facevamo la rappresentativa della terza categoria, prendevamo degli junior che giocavano nelle prime squadre. Tu cosa andavi a scegliere? Tutte alle destre, tutte alle sinistre, cambiavi tutte alle destre, alle sinistre, perché questi giovani, con l'obbligo, li facevano giocare nei posti dove danno meno danno. E questo per me non è un programmare il venire buono un ragazzo. Il ragazzo deve prima di tutto divertirsi, anche questi ragazzini cominci col gioco e gira il birrillo e fai qui. Invece prima nei campetti ognuno faceva quello che voleva. Vediamo un po' cosa dice Boris, che è stato allenatore, cioè giocatore, allenatore, adesso anche responsabile. Vediamo se i ragazzini si divertono o non si divertono. Ma cioè, quello che dice lui in parte concordo, ma in parte, perché poi vedendo i bambini sul campo, secondo me, se noi siamo bravi a non dare del danno come allenatori, soprattutto non dare del danno, i bambini si divertono, perché i bambini ce l'hanno dentro lo spirito del divertimento. E quindi noi possiamo riuscire a levarglielo con alcune nostre manie, ecco. Però io direi che se una persona ha un po' di senso, un po' di esperienza e si rende conto di cos'è il gioco del calcio, riesce a farli divertire e a farli migliorare con la lealtà, insegnando i principi del calcio, soprattutto di come comportarsi sul campo. Poi lo sviluppo della tecnica, delle cose, è vero, ha fatto la battuta sulla gabbia, no? Non è che se uno entra nella gabbia diventa un giocatore di calcio, questo sia chiaro. Però comunque sia un modo per farli divertire e magari potenziargli qualche caratteristica che potrebbe fargli bene. Ma il principio, anche all'interno della gabbia, è il divertimento. Quindi questa è una base che è imprescindibile. Comunque sia, quello che dice del calcio non è che sia completamente sbagliato, perché poi la realtà è quella. Marco, una battuta? Ma guarda, io proprio avantieri ero al centro Vismara del Milan, no? Dove c'è il settore giovanile del Milan. Ero su a vedere un corso di allenamento, di aggiornamento. E ho visto un allenamento di 2008, quindi quest'anno sono piccoli amici che passeranno Pulcini. Avevano un'intensità che io, che ho fatto il preparatore in prima squadra per 4 anni, difficilmente riesce a darlo a una prima squadra, un'intensità del genere, per tutto l'allenamento. Ed è effettivamente, non è sbagliato quello che dice Piazza, perché effettivamente certe cose sono esasperate, no? Però sono realtà così. Le nostre realtà, per fortuna, non sono a questo livello. Ecco. Allora, Marco, ti interrompo perché in linea abbiamo un bomber, possiamo dire, a livello nazionale, ma sicuramente il primo qua nel Tigullio, che è Ciccio Francesco Caputo, che chiediamo un po', un bambino un po' cresciuto, gli chiediamo un pochino, tanto, Ciccio, pronto? Buonasera a tutti. Ciao. Allora, non so se seguivi, ma stavamo dicendo, ma tu da bambino ti divertivi quando andavi a giocare a calcio? Ma sì, l'ho presa come un divertimento, sicuramente. A che età hai iniziato? Ma
sì, da piccolissimo, perché mi è sempre piaciuto, ma non, cioè, sai, quando si è ragazzini poi non si pensa a diventare chissà che cosa, però si sogna, e quindi ho sognato e ora sono un giocatore professionista. Allora, qual è un consiglio in questo caso non tanto ai bambini, ma agli allenatori che hanno in gestione i bambini? Cosa devono fare? Ma io penso che comunque chi ha in gestione i bambini siano persone preparate e competenti per gestire i ragazzini, ma più che cosa dire ai ragazzini, io penso che quando si è piccolini bisogna solo farli crescere, portarli sulla strada giusta, ma non solo a livello sportivo, ma della vita. Ok, andiamo un po' a noi. Intanto la notizia della settimana, di questi giorni, è il riscatto che la società Virtus Entel ha fatto del tuo cartellino. Perciò per te cosa significa? Ma sicuramente è stata una scelta che mi inorgoglisce, quindi è una scelta che, a prescindere dal 18° gol che era l'obbligo del riscatto, la società, il presidente, i direttori, tutti hanno voluto fortemente, quindi io sono contento, è quello che volevo, spero di ripagare la fiducia sempre sul campo dando il massimo. Ecco, significa che la prossima stagione giocherai ancora nella Virtus Entella? Ma sicuramente, a questo punto direi proprio di sì, sono un giocatore della Virtus Entella. Allora, una grande stagione della Virtus Entella e una grande stagione di Ciccio Caputo con 17 gol. Ma sicuramente il nostro obiettivo all'inizio era quello di salvarsi il prima possibile. La nostra salvezza l'abbiamo ottenuta molto in anticipo e siamo contenti di questo, però penso che sul campo abbiamo dimostrato di poterci giocare questa stagione, questi playoff, e ora che ci siamo là non vogliamo tirarci indietro, anzi vogliamo sognare, perché sognare non costa nulla. Come ho detto prima, se si sognava da bambino, figurati da grande in questa realtà. Assolutamente sì. Guarda, ti faccio fare una domanda. Qua in studio abbiamo oggi è vicepresidente della delegazione Gioco Calcio di Chiavari, Giorgio Piazza, che però ha 302 presenze nella Virtus Entella. Allora, ti faccio fare una domanda da lui, la prendo un po' così al volo, non è preparato, vediamo cosa riesce a tirar fuori. Dai, Giorgio. Io spero che fa altri 2 o 3 gol, così va avanti nella classifica cannonieri e porta avanti l'Entella a quel sogno che tutti aspettiamo. E domanda? Cosa gli chiederesti a Caputo? Di rimanere qui a Chiavari più che può. Io mi auguro, sia per me sia per la squadra, sia per i miei compagni, di fare altri gol per trascinare la squadra a questo sogno, sicuramente. Io avevo un obiettivo che era quello dei 18 gol per rimanere qui a Chiavari più tempo possibile, il presidente mi ha anticipato, quindi sono contento e la mia testa è solo qui a Chiavari. Ecco, andiamo un pochino sul presente giocato. Sabato andate a Vicenza, insomma, come vi state preparando? Ma noi ci prepariamo come in ogni partita. Sappiamo le mille difficoltà che incontriamo in un campo difficile come quello di Vicenza, ma ad ora non possiamo porci limiti, perché ora bisogna solo ottenere sempre il massimo del risultato e andare a darcela a giocare a viso aperto, perché per centrare il playoff ad ora non bisogna mollare niente, quindi la stiamo preparando come abbiamo preparato la trasferta di Latina e ce la andremo là a giocare sicuramente. Va bene, allora prima di salutarti, come ti trovi a Chiavari l'abbiamo già detto, cosa dici, insomma, sei entrato nel cuore dei tifosi di Chiavari? Ma sicuramente questo mi fa molto piacere in tutti i sensi, perché comunque sono stato accolto sin dall'inizio bene dai tifosi, da tutta la città di Chiavari, quindi mi sono subito sentito a mio agio e questo è... E anche grazie a loro, se comunque la squadra va bene, io faccio gol. Io poi sono uno molto passionale, molto che
ci tiene a far esultare la gente e tutto, quindi sono contento di tutto e questo è anche il merito di tutti i tifosi della Virtus Entella. Va bene, grazie, grazie Ciccio, allora buon fine stagione, come diceva Giorgio Piazza. Grazie, grazie mille, grazie a voi. Ciao, arrivederci. Non abbiamo potuto mandare alcuni gol perché ne ha fatti tanti, ma insomma ci sono i diritti e non si possono, dopo 2 o 3 giorni, non si possono rimandare le immagini, pur facendo l'abbonamento non possiamo mandare, ci dispiaceva, ma così è la regola. Allora, codice. Si lamenta. Il suo carattere. Però ha tirato fuori la cosa. Ormai sono 40 anni che ci sto assieme, perciò lo conosco. Ma come va? Vicepresidente di quelli che insomma no, vorrebbe fare il presidente? No. Anomalo, io lo conosco da allenatore, lui. Ecco. È stato allenatore di mio figlio, da bambino. E non è vero che non si divertono, i ragazzi si divertono, almeno in quel periodo si divertivano, andavano con passione a giocare e facevano i compiti. Adesso ci sono più svaghi, più divertimenti, il ragazzo forse, non so, c'è più ragazzi che frequentano il calcio, ma io vado a vedere questi bambini e si divertono. Certamente ci sono delle società che forse pretendono, dai 5 a 8 anni, giustamente come dice lui, e sento, li chiamano piccoli amici, non ci sono risultati. A me quello che dà fastidio è che ci sono dei giornali che mettono i risultati, che è vietato, noi non li mettiamo nemmeno sui comunicati ufficiali, perché si chiama attività di base, non dovrebbe esserci quell'agonismo, è lì che i ragazzi dovrebbero imparare. E lui è un po' troppo pignolo, queste cose vorrebbe la precisione. Lascialo postare, che così vi bilanciate. Comunque va benissimo come vi bilanciate, ah, così sì. La federazione a chiavi è molto forte e solida. Insomma, finché reggiamo, ormai siamo... Avevamo gli arbitri la settimana scorsa, insomma anche loro, sono, mi sembra una bella squadra. Codice, sentendo, adesso poi con Camilla ci dirà tutte le vittorie già che ha ottenuto nella sua giovane età. Cosa dici un po' di questi ragazzi giovani, di queste ragazze? A me fa molto piacere lo sport. Non seguirai solo il calcio, no? No, io di più seguo il calcio perché vabbè. Ho sempre seguito il calcio da bambino perché c'aveva il figlio che ha fatto il giocatore, anche lui ha fatto il professionista, sempre dietro di lui perché è proprio... Però lo sport giro fa piacere che in una città come Chiavari specialmente, che dicono che la vogliono far diventare la città dello sport, speriamo bene, dai, perché risultati ci sono. Come calcio devo dire che sono soddisfatto quest'anno perché, come vede, gliel'ho già detto, 4 promozioni non è da poco. Ma io volevo farti parlare di scherma, no? Di calcio. Di scherma la vedo, mi piace, però non sono addentrato. Certo, mi fa piacere che ci sono queste ragazze che fanno dello sport. È meglio fare qualsiasi tipo di sport. Basta fare dello sport che è la migliore cosa che ci sia. Va? Allora, Camilla, ci racconti un po' tutte queste vittorie che hai fatto nella tua... Intanto quanti anni hai? Io ora ne ho 19. Ecco, perciò giovanissima. Quando hai iniziato? A 8 anni ho iniziato. 8 anni, sì. È una decina d'anni. Sì. Allora, andando indietro, ieri l'abbiamo detto, hai vinto l'argento a squadre battendo per il primo e secondo posto la Russia in Bulgaria, sì. Giusto? E sì. Sei arrivata ottava singola. Sì. Ok. Poi vai un po' indietro nelle tue partecipazioni anche, perché è importante al di là del vincere partecipare a queste grosse manifestazioni. Sì, sì. Io faccio da 4 anni europei mondiali della mia categoria. Fiorettista, ricordiamo. Fiorettista, sì, io faccio fioretto e ho vinto l'anno scorso, siamo arrivate terze a squadre agli europei e abbiamo vinto i mondiali a squadre in Uzbekistan, a Tashkent. Perciò sei medaglia d'oro. Sì, medaglia d'oro, sì. Ci vuole l'inno alla fine, in regia. E poi durante l'anno comunque ho vinto anche prove di Coppa del Mondo, ho fatto un po' quindi in queste tappe che sono poi di qualifica per gli europei mondiali. E anche quest'anno abbiamo fatto terze sia agli europei che mondiali a squadre, che erano a Novi Sad e i mondiali a Bourges. E poi 2 anni prima invece siamo arrivate sempre terze agli europei
e invece i mondiali non c'era una squadra perché nella categoria cadetti, che è la categoria precedente ai giovani, e la squadra non si fa. Queste sono immagini tue, no? Sì, anche. Queste erano i mondiali a Tashkent in Uzbekistan e dove avevamo vinto. E niente. È la prima. In palestra sei arrivato, chi hai incontrato come prima maestra? La Gabriella? Gabriella, sì, sì, lei quella che mi ha accolta, diciamo, quindi lei, e poi c'erano anche tante altre ragazze, tra cui Benedetta e altre ragazze che però pian piano comunque hanno smesso, quindi diciamo che ora come ora siamo poche. E quindi, cioè, diciamo, di solito mi muovo anche per allenarmi, vado magari anche da altre parti dove magari c'è più gente con cui allenarsi e quindi mi sposto. Ecco, la scelta fiorettista o spada, cioè come si sceglie nella scherma? Solitamente, cioè, si sceglie fioretto quando comunque si inizia presto, diciamo. Io ho iniziato abbastanza presto, abbastanza giovane, quindi ho provato il fioretto e mi è piaciuto sin da subito, diciamo che non ho avuto ripensamenti, ho subito provato il fioretto e mi è piaciuto. Nella nostra palestra si fa fioretto e spada, poi ci sarebbe anche la sciabola e devo dire la sciabola comunque mi piace come arma, però da noi comunque non si faceva. Ah, ok. Se dovessi spiegare ad esempio al tuo vicino la grossa differenza, perché non so se adesso Giorgio e Ignazio sanno la differenza tra... ma non ti preoccupare, perché io l'ho già fatto ripetere mille volte. Ecco, spiegagli un po' la grossa differenza. Prima c'era quella immagine lì, era un attacco mi sembra, no? Che era fiorettista. Sì, fioretto e la sciabola sono... Ecco, questo è fioretto, no? Sì. Il fioretto e la sciabola sono due armi convenzionali, quindi hanno delle regole proprio. E nel fioretto vale il busto, la gorgiera della maschera, e mentre nella sciabola vale le braccia, il busto e la maschera. E la spada invece vale tutto il corpo, tutto quanto. E la Vezzali? Vezzali fa fioretto. Fioretto, una come te. Sì, sì. Di fioretto e spada si tocca di punta, mentre con la sciabola si tocca di taglio. E sono tre armi belle, cioè bisogna vederle, poi sono spettacolari, la scherma è anche spettacolo, quindi molti... E cosa dici, la Vezzali ti è sempre, cioè è stato un riferimento, insomma l'hai seguita? Sì, sì, certo, lei comunque è inarrivabile, irraggiungibile, ha ottenuto risultati che in pochi sono riusciti ad ottenere e ha vinto talmente tante medaglie che è ineguagliabile. Parliamo un po' di Rapallo, Marco, dirigente, sì. Insomma una bella società, mi viene da dire, insomma, almeno così, società, guardandola... No, la società quest'anno compie 30 anni, quindi è una buona età per questa società, che comunque a livello fioretto non è seconda a nessuno in Liguria e si sta battendo bene in tutta Italia, lei è il testimone, ma... Abbiamo tutto dietro delle ragazze e ragazzi che stanno tirando, che sono molto bravi, non sono campioni per il momento, ma cresceranno. Non abbiamo premura di farle crescere, non abbiamo questa ansia, abbiamo lei come punta di diamante in questo momento, però abbiamo avuto Bianca Del Caretto che è andata a Londra alle Olimpiadi, quindi abbiamo avuto Benedetta che è stata campionessa del mondo cadetti, quindi comunque è stata vinta il campionato. Assolutamente. Quindi va benissimo così, e la cosa che ci inorgoglisce è il fatto di avere due maestri, l'abbiamo detto, abbiamo Roberto Cirillo che è un maestro, è maestro della nazionale che ha portato Bianca Del Caretto alle Olimpiadi, e poi abbiamo lei. È qua dalla regia, Camilla, questi per te sono giochini, ma per noi è già più difficile, no? Sì, sembrano... Questi sono, allora, il primo su in alto? Da dove? Da destra o sinistra? Sinistra? Sinistra. Fioretto, spada e sciabola. Tu? Sì, hanno... La spada è la centrale? Sì, esatto. E sì, hanno impugnature diverse, anche lame diverse,
la sciabola, quella un po' più sottile. Non c'è pericolo leggera di farvi male, no? No, no, no. Assolutamente. Per quello, no, non abbiamo mai sentito una cosa. Sfatiamo questo mito. No, ma in effetti non è successo una volta in tutta la storia che si è fatto male uno, ma ci hanno fatto addirittura un film perché era stato proprio un episodio. In realtà, quando si fanno queste attività, queste gare, gli arbitri controllano tutto e le attrezzature sono tali. Ma poi la maschera, la maschera di ferro, è diciamo che non succede. Gli episodi hanno cambiato l'attrezzatura. Infatti, è stato proprio un episodio in tutta la storia della scherma. Non si è mai fatto male a nessuno. Vero è che quando facciamo le gare, gli arbitri controllano tutta l'attrezzatura e se non va bene, sono costretti a mandare indietro il ragazzo. Quindi va benissimo così. Con gli amici del calcio, con quanti altri sport? Qua c'è il golf, tennis, scherma, Marco. Altro sport che mi piace? Ma a me devo dire che la scherma è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo. Mai praticata, però è una di quelle che non mi lascio scappare. Ma allora stasera conosci una campionessa? Sì, fa piacere. No, veramente è una cosa che a me affascina proprio tanto. Perché c'è più tecnica, c'è più tanta concentrazione, quindi è una cosa secondo me molto bella. E poi vabbè, io sono sempre stato vediamo la maestra in azione con i bambini piccoli nella nostra palestra, quindi questa è la dimostrazione. La maestra è quella in nero, no? Quella in nero, sì, la Gabriella che sta facendo lezione. Questo è il bello di questo sport, che il maestro poi diventa anche, infatti si chiama proprio maestro e non si chiama istruttore, non si chiama coach, si chiama maestro perché è un maestro di vita praticamente, porta il ragazzo, la ragazza da piccola a diventare un atleta e c'è proprio un fortissimo legame. Se mi sbaglio. Ma Camilla, quante ore in palestra stai a far crema? Tutti i giorni intanto, poi dalle 2 ore e mezza, insomma, tutti i giorni. Ma sì, ormai è una seconda casa, quindi cioè, ci passa. Vabbè, adesso l'avete rinnovata, anche più bella, sì, perciò sì, certo, lascia ancora certo un pochino questa immagine. Boris, dai, ormai abbiamo fatto il giro con tutti, con gli sport diversi. Io sono più per gli sport con la palla, sono più per pallavolo, basket, tennis, no? Per esempio, tennis. Lo pratico anche il tennis, mi piace anche l'aspetto mentale del tennis, la competizione, sono più per la palla, ecco, sempre la palla. Difatti comunemente a volte si dice è un po' il braccino del tennis, quando si vince 2-0 che poi perdi, è vero o no? Sì, sì, anticipo sì, poi che chiediamo qualcosa a Fabrizio. Per il tennis ti alleni? Sì, giochi ancora, sì. Gioco un pallone o due alla settimana, mi diverto. Beh, allora, mi tengo abbastanza. Sei allenato bene. Me la cavo, sono il classico pallettaro. Come dico. Sì, no, insomma, non sbagliate mai, perciò diventa sempre difficilissimo allenarsi. E serve, ad esempio, nel gioco del calcio avere la formazione mentale di un tennista? Secondo me sì, serve anche per le capacità, l'occupazione degli spazi, il senso del campo, il rimbalzo della palla. Infatti chi pratica calcio, che gioca a tennis, è molto agevolato, in poco tempo impara. Ok, allora, sì, ma in effetti a volte si sente tanti risultati, no? Vincono 4-0, poi perdono 6-4. Tutto il braccino. E il tennis rapallo? Il tennis rapallo nasce nel 29 insieme alle prime 9 buche nel golf di Rapallo, è sempre stato il collante più forte con il territorio. Sono 6 campi, di cui 4 in terra battuta e 2 in erba sintetica e 1 coperto. C'è una storia alle spalle, a partire da Bubi Pacigalupo, che chi conosce un po' di storia di Rapallo non può assolutamente non conoscere, perché è stato un grandissimo tennista, un grande personaggio per tanti anni, per passare fino a Fattori, un maestro che ha insegnato in tutta la regione ed era uno dei giocatori più forti in assoluto d'Italia, per arrivare ai giorni nostri. E mi sembra giusto citare Cristiana Ferrando, che da quest'anno gioca per Cagliari, ma che è un frutto del nostro vivaio ed è numero 9 in Italia e 300 nel mondo ed è la migliore under 21, quindi sicuramente una delle giocatrici più forti del territorio. Rimanendo poi invece nel Tiguglio, abbiamo una squadra molto forte come over 50, abbiamo dei ragazzi di sicuro affidamento come Filippo Mozzi, insomma un club vivo anche dal punto di vista tennistico, senz'altro. Fabrizio deve ritornare, ma dacci qualcuno con
insomma, ragazzine del tennis. Torniamo volentieri. Volevo dire una cosa su Gabriella, sì, Boz, ci terrei perché c'è un legame molto forte anche con il nostro circolo e non solo con il circolo Golf Rapallo, anche con l'Entella. Mi fa piacere ricordare suo marito Stefano Di Fraia, il quale è, oltre a essere stato un giocatore di calcio molto conosciuto sul territorio, è anche un ottimo golfista, è un grande sportivo. E ricordo con grande gioia una manifestazione che unì la scherma al golf di fine anni 90, dove portammo una pedana nel verde con delle esibizioni straordinarie, perché come hanno appena detto prima i due esperti del settore, la scherma, così come il golf, è uno sport di grande concentrazione, di grande spettacolarità e, come dicevamo prima, anche di grande signorilità di movimento. Quindi è una cosa che prima o poi rifaremo. Bene, sì, Di Fraia è sempre un bel nome sportivo, eh? Calcio e basket, perché il fratello credo che giocasse a basket. Sì, 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 infatti. Perciò, sì. Allora, io farei ancora intervenire. Abbiamo due servizi. Intanto vi dico che non andate via, perché questa sera c'è di più storie. Ci sono due campionissimi, uno Andrea Paroni, portiere dell'Entella intervistato, e poi Federico Buffa, che insomma, è straordinariamente seguito dagli appassionati di basket, è un giornalista, ma è veramente una stella del campo. E sia a Martina che a Lea Laura chiederei ancora qualcosa. Se vuoi che chieda una cosa che magari vai. Toglie qualche curiosità. Comincio con Martina e dico, come mai giochiamo con 14 ferri? Quando li usi, come li scegli? 14? Si gioca con 14 ferri, 14 bastoni. 14 bastoni. È una sacca da golf, okay. Uno dice potrebbe giocare con due come a mini golf, vediamo un attimino. Okay. Beh, in base alla distanza. Per esempio, buca di 300 metri, il primo diciamo è un legno che è il drive. È quello che fa più distanza e ti permette di arrivare a tipo 200 metri. E poi tipo dal livello di 100 metri si può scegliere tipo 7, l'8, dipende anche un po' dalla forza del giocatore. Ecco, ma 300 metri, in quanti colpi ci arrivi, ad esempio? Uno mezzo bravo, quanto? Due. Ah, due colpi. Cioè, ah, sì. Però. Un professionista anche uno. Ma 300 metri arrivi? Cioè, io sono rimasto al mini golf che ci arrivo, ma infatti c'è un aspetto straordinario che unisce. Io quando racconto il golf ai bambini piccoli, ovviamente si parla di calcio perché è lo sport più conosciuto, e diciamo sempre che è come tirare un calcio di rigore tutte le volte, perché tu hai la palla ferma, pensi al colpo che devi fare, pensi al colpo successivo, c'è una pressione psicologica pazzesca. Infatti volevo chiedere a lei appunto quanto sia difficile la lettura del campo in gara rispetto all'allenamento, quanto sia importante anche la predisposizione giusta psicologica, così come penso anche nella scherma. Allora, il campo innanzitutto, tutti i campi sono diversi e anche le buche sono diverse, perciò rispetto ad altri sport dobbiamo capire ad esempio che ferro giocare e diversi movimenti e in diverse posizioni, e poi bisogna essere predisposti mentalmente per giocare perché è molto difficile, diciamo, concentrarsi e sì, no? Sembra magari visivamente una cosa anche abbastanza semplice, però insomma, sì, credo però che si capisca, non lo capisce. No, anche perché dopo che si sbagliano alcuni colpi, diciamo, la pazienza inizia ad andare via, diciamo. Ma la buca più distante di Rapallo quant'è? Se sentivo parlare di 300 metri, adesso insomma è curioso quantomeno. A parte il metraggio, diciamo che il modo più semplice per distinguere le buche di golf sono il par, i colpi in cui si possono fare, in cui si dovrebbero fare queste buche, e quindi si varia dai par 3, che sono buche ovviamente più piccole, fino ai par 5, e si viaggia dagli 80 ai 500 metri più o meno, via, insomma.
queste sono le distanze. Poi ogni campo ha la sua, ma non con un colpo, chiaramente per il par 5, se lo giochi come come stabilito dal campo, lo puoi fare in 5 colpi. È chiaro che se lo fai in 4 o in 3 certo, avrai dei vantaggi in classifica rispetto agli altri, purtroppo spesso a volte magari se ne mettono di più di colpi per poterlo fare, però diciamo che la prerogativa, come ha detto Lea, del campo, di ogni campo diverso l'uno dall'altro, sicuramente è un altro fattore che poi fa diventare questo sport anche un gioco, perché fai turismo, vedi dei posti meravigliosi ritagliati nella morfologia del territorio, quindi spesso il golfista viaggia con la sacca. E credo che sicuramente saranno belli da tutte le parti, ma a Rapallo possiamo dire che è veramente bello. Ah, guarda, dal punto di vista paesaggistico, la Federazione Italiana Golf 2 anni fa ci ha dato il premio come il campo che maggiormente cura il verde e il paesaggio, e questo non ce lo toglie nessuno. Poi è chiaro che ci sono campi che sono nati in regioni con maggiore estensione di territorio e noi non abbiamo magari la lunghezza di altri campi, però la storicità, il monastero di Valle Cristi, la bellezza delle piante, questo non ce lo toglie nessuno. Infatti la manifestazione internazionale che si terrà da martedì in poi, che è il sedicesimo Open Disabili, lo dice, sono ben 50 i partecipanti provenienti da tutta Europa. Bene, poi c'è una manifestazione che ci devi presentare, sì, ne parleremo. Abbiamo due servizi, il primo riguarda la Virtus Entella, non proprio il calcio giocato, l'Entella nel cuore, è stata presentata una decina di giorni fa, rivedrei il servizio anche per ricordarcelo che c'è stata questa nascita di questa associazione, andiamo a vederla. Dopo 3 anni in cui la Virtus Entella si dedicava con successo, devo dire, a molte iniziative di carattere solidale, di carattere educativo e di carattere promozionale per il territorio, abbiamo visto che la cosa diventava continuativa, diventava istituzionale, diventava grossa. In 3 anni abbiamo raccolto più di 75.000 euro fra noi e iniziative di altri che a noi si sono appoggiati. E quindi abbiamo deciso di dare a tutta questa attività una veste istituzionale propria. Nasce quindi questa associazione che continuerà a portare avanti tutto questo con delle finalità proprio istituzionali. Il fine dell'associazione è un fine solidale, quindi raccoglieremo denaro a favore prevalentemente del Gaslini o di associazioni che al Gaslini poi vanno a confluire. Raccoglieremo fondi, ma anche ci occuperemo, come stiamo già facendo, dell'educazione e della formazione dei giovani atleti che ci vengono affidati, perché noi crediamo che questa sia una missione. Ci danno in mano dei ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono diventare calciatori, forse lo diventeranno, forse no, per noi è importante in qualche modo assumerci la responsabilità della loro crescita. E allora coinvolgere anche tutti i giovani a pensare agli altri, a chi è in difficoltà. Sicuramente, perché credo che questo sia un dovere dello sport e è giusto che lo sport, le grandi società sportive e chiunque fa sport abbia sempre in mente che c'è qualcuno che è meno fortunato. Una nuova iniziativa, Entella nel cuore. Sì, l'Entella in questi anni ha sviluppato molte attività di tipo sociale. Abbiamo ritenuto che queste attività avessero uno spessore talmente grande ormai da meritarsi un'autonoma organizzazione fuori dal club calcistico, naturalmente legata al club calcistico, ma in modo da poter dare un'organizzazione specifica a queste attività. E il nome che è stato scelto da mia moglie, che io apprezzo e condivido, è Entella nel cuore, perché ricorda a tutti quanto vogliamo bene all'Entella. Viviamo il nostro modo di concepire un club di calcio. Io continuo a ripetere che l'Entella è más que un club, cioè più che un club di calcio. Il calcio è un straordinario veicolo di comunicazione e di consenso. Quando si ha possibilità di comunicare, possibilità di attrarre consenso, fare del bene per quelli che ne hanno più bisogno e che sono i più sfortunati, ci sta. Allora, ritorniamo in studio. Andrai direttamente dal campo, dal Virtus Entella, nuovamente a Riva.
Parliamo un attimino della prima squadra, voi forse non siete i preposti, ma dai, andrete a vedere la prima squadra, Marco. Certo, certo. Sarà sempre formata da tanti giovani del settore, sì, lanciato, diciamo, da voi. Diciamo che è un mix tra giovani e giocatori più di esperienza. Quest'anno ad esempio c'era Baudinelli, che è una punta che qua da noi ha giocato tantissimo anche in categoria superiore, cioè ha giocato quasi sempre in Serie D. Poi altri giocatori che sono cresciuti magari da noi e poi hanno fatto altre esperienze, tipo, non so, Giacomo Nicolini, che ha giocato per anni nella Lavagnese, nato da noi, poi è andato là. E quindi niente, c'è un mix, Olmo Pozzo, il portiere, cioè, c'è un po' di tutto, ecco, giovani. Tredicesimo anno di eccellenza consecutivo, eccellenza, bel risultato. Sì, un gran bel risultato. Penso, cioè, anzi, sono sicuro di dire questo, che è la squadra che in Liguria è da più anni che milita in eccellenza senza aver fatto mai una retrocessione. Anche se ogni tanto rischiamo un po', qualche anno, quindi questa è andata meglio, però bene. Bene. Un grande impegno del nostro presidente, di Adriano Pastorino, perché da tanti anni anche lui presidente. È più di vent'anni che è presidente, continua a metterci grandi energie, grande entusiasmo. Compagnoni, insomma. Sì, una persona per me fantastica, cioè, nel senso che poi crede tantissimo nei ragazzi lui. Cioè lui anche per la scuola calcio ha sempre entusiasmo. Magari ci sono momenti che è un po' arrabbiato per la prima squadra o altro, però come gli parli dei ragazzi lui prende subito entusiasmo. E bene, ricordiamo che il campione d'eccellenza vedeva coinvolte nel nostro comprensorio Samba Gritesa, Punti Riva Samba e Rapallo Ruentes, sì, 1914, tutte e tre salve. Voi, mi sembra, insieme a Samba Gritesa un po' più al centro classifica, sì, un po' meno il Rapallo, ma comunque l'importante è mantenere, credo, la categoria. Sì, oggi non, che sia un campionato molto, molto difficile anche questo, no? Sì, sì, è difficile, si è visto anche quest'anno, perché c'erano squadre forse sulla carta più accreditate di altre, tipo la Sanremese, cioè l'Unione Sanremo, e che invece si è visto che ha vinto il campionato finale, che era una squadra costruita bene, con un bravissimo mister, e invece ad esempio l'Unione Sanremo, che probabilmente ha avuto anche probabilmente un investimento importante da parte del loro presidente, non è riuscita a centrare l'obiettivo subito alla prima, ecco. E l'anno prossimo ci saranno Connesi, facciamo una squadra in più, avete acquistato. Che ha fatto secondo me un grandissimo campionato. Che ne abbiamo parlato, bravi. Veramente sono stati, perché bravissimi. Secondo me sono stati anche abbastanza una sorpresa, non erano proprio quelli anche loro predestinati, ecco, alla vittoria, vediamo. Invece secondo me hanno fatto un gran campionato. La grande torta. Benissimo, sì, quest'anno in effetti mi ricollego a quello che diceva Codice, il presidente, che insomma, poi si rimane un po' tutti coinvolti, credo, nelle vittorie del nostro comprensorio, indipendentemente, no? Se uno ha un minimo che non è coinvolto direttamente in una squadra, rimane coinvolto. È stata data anche la benemerenza al loro presidente quest'anno. Arrivo, Sam. Al presidente. Bene. Saranno presenti anche il 29 a San Salvatore, i ragazzi di Riva. Tutti. Tutte le società, sono 17 società. Che benissimo, sono qualche notizia, parlando sempre di scherma, sono stati assegnati, credo notizia di questi giorni, ufficialmente a Chiavari gli europei master di scherma del 2017. Si svolgeranno dal 24 al 28 maggio prossimo al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne. Insomma, noi per la scherma abbiamo due grandissime città, Chiavari e Rapallo. E invece perché la nostra seconda maestra, la Jessica Basso, è la moglie di Giacomo Falcini, che è il maestro di Chiavari, e perciò abbiamo una sinergia insieme a loro che sta andando avanti da qualche anno e dà ottimi risultati, perché è sciocco che due società di uno sport tra virgolette minore, perché i numeri sono impressionanti, ne veniamo adesso dai campionati italiani giovanili, quindi under 14, che sono stati svolti a Riccione, dove erano in una settimana 3.200 atleti. Quindi quando uno pensa alla scherma come uno sport d'élite, in realtà le gare di scherma sono minimo 150-180 atleti per categoria, per gara. Quindi, e questo lo può confermare lei, che addirittura nella spada si arriva a 250-300,
sto parlando di under 14, se parliamo a livello superiore, soprattutto nella spada, arriviamo a 400-500 atleti in gara, in una gara sola, quindi quando uno dice sono arrivato... C'è un gran movimento. No, il movimento c'è, si vede anche in queste società, nella nostra società, in Chiavari, che i numeri stanno aumentando grazie al supporto dei nostri maestri. I nostri due maestri sono stati tutti e due maestri della nazionale, uno ancora adesso, la Gabriella, ha smesso per interessi suoi, preferisce seguire la nostra palestra, lei è il cuore della nostra palestra, quindi certo senza di lei la palestra probabilmente non sarebbe già... Assolutamente, sono persone che rimangono di riferimento comunque. Arriva un'altra notizia di questi giorni, solo un cenno, poi avremo magari modo, ne abbiamo già parlato in questa annata, ma questo riguarda il basket giovanile, uno storico bronzo per gli under 14, la Tiguli al termine di un'esperienza internazionale dei ragazzi che sono allenati, ma Massimiliano, Max Bozzola, e in Polonia anche in questo caso hanno fatto questo torneo, conclusa al terzo posto, comunque una notizia da segnalare. Siamo quasi in chiusura, Boris, cosa dici, come ci lasciamo? Un saluto a tutti i ragazzini allora di Riva, buon proseguimento d'estate, andate in ferie oppure no? Abbastanza, sì. Sì, bisogna staccare. Vi stancate un pochino? Sì, no? Però poi riusciamo sempre a infilare qualcosa, tornei, calci, cioè alla fine ci infiliamo sempre. Perciò, insomma, possono stare tranquilli le prime squadre, arriva che abbiamo un buon settore giovanile. Sì, e poi quest'anno saremmo ancora più operativi con questi nuovi arrivi, dico sempre la stessa gabbia e altre idee che abbiamo di fare dei tempestivi, quindi ce ne saremo a vedere questa gabbia, il codice, andiamo a Riva a vedere come si allenano. Va bene, è originale, non c'è nel nostro, cioè la prima. Va bene. C'è una piccola Genova, una cosa diversa. Poi... E quando è che vi allenate, è già messa giù per il campo? Sì, però dobbiamo ancora renderla proprio operativa, quindi cioè ma pronta... già ancora in questi mesi o a settembre? No, è operativa a giorni proprio. Ah, a giorni. Bene, allora sentiamoci. Fabrizio, fai un po' la chiusura per le tre campionesse che abbiamo qua, soprattutto noi ci tenevamo tutte e tre a ricordare un appuntamento che esce dal nostro circolo, c'è una formula che sta funzionando molto in tutta Italia che è lo street golf e ci sarà una manifestazione a Santa Margherita Ligure sabato con una mattinata dedicata alla promozione del golf con un gonfiabile della Federazione Italiana e con dei nostri maestri, il pomeriggio si partirà con questa gara a squadre per le vie di Santa Margherita Ligure. Ovviamente non c'è da aver paura perché le palline non sono quelle che si utilizzano come per giocare a golf abitualmente, altrimenti ci sarebbe da chiudersi in casa e probabilmente anche scappare perché i vetri si romperebbero tutti. Sono palline in plastica morbida, quindi si possono giocare. La cosa simpatica è appunto vedere il nostro sport che gira nelle vie e si fa conoscere in una maniera un po' più semplice e accessibile. Salutiamo Martina. Sì, è giusto. Infatti io con Lea e altri due nostri amici giocheremo e chissà. Allora invitiamo le ragazzine e ragazzini anche a guardare non solo il sport tradizionale ma anche il golf, a fare un giro da quelle parti. Nella Lea invece? Lea parteciperà. La chiavarese comunque. Come ha detto lei prima, la cosa che lasciamo come spot, magari meglio che lo dica lei, che è uno sport molto vicino alle famiglie perché si può giocare insieme al nonno e al papà o alla mamma senza che nessuno si infastidisca perché la qualità di gioco poi è singola, però unisce. Sì, e tra l'altro colgo l'occasione per dire a tutti i giovani di venire da noi a provare perché è un bellissimo sport e proprio sabato, se vogliono venire a vederci, di venire e magari anche provare. Sabato al Golf Rapallo. A Santa Margherita, sì, scusa. Bene, allora un caro saluto. Prima di salutare, che poi finiamo con la scherma, vediamo il servizio di lancio del C'è di più che c'è dopo. Vi dicevo, due speciali interviste ad Andrea Paroni, che portiere dell'Entella, e a Federico Buffa, che è un giornalista molto apprezzato nel mondo del basket, soprattutto dei giovani. I vivai giovanili delle società calcistiche sono molto frequentati dai più piccoli, anche in questo caso quello dell'Entella,
Da fratello maggiore, possiamo dire così, dovessi dare un suggerimento a questi piccoli che sognano di diventare da grandi dei calciatori, che cosa gli consegneresti? Tante volte ci è stata fatta questa domanda proprio anche davanti a loro, o spesso magari tanti ragazzini li conosco, li conosciamo e delle volte ci confrontiamo anche su queste tematiche. Io posso dire che a me la scuola è servita tanto, a livello di istruzione, ma soprattutto a livello di rapporti umani, perché comunque sono l'età che inizia a crescere, dai 13 ai 18, 17, 18 anni, comunque è un'età fondamentale per crearti dei rapporti, per vivere una vita appunto fatta di alti, di bassi, comunque di amicizie, di amori, e bisogna viverli, perché altrimenti se non si vive questi anni qua nella maniera giusta, vicino a tanti ragazzi, poi e ti isoli magari per pensare al calcio, che un domani puoi diventare un calciatore, quindi molli la scuola per inseguire questo sogno, poi se non dovesse andare bene poi ti trovi solo, secondo me. E che cosa le affascina di più dello sport? Il fatto che lo sport sia declinato ovunque, che abbia una forza spaventosa. Che leggevo una frase di Nelson Mandela proprio del periodo del grande successo degli Springboks al campionato del mondo in Sudafrica. Cioè, è evidente che lui disse ai suoi uomini: ma perché noi dobbiamo invece cavalcare lo sport dei bianchi, cioè il rugby, rispetto al nostro calcio? Perché gli Springboks rappresentano tantissimo della cultura sudafricana, anche se magari non la nostra. E in quel momento si rese conto cosa stava facendo. Poi dopo ha visto i risultati, forse andarono anche al di là delle sue aspettative. Lui proprio disse questa frase sulla veemente potenza dello sport, che lo sport dà speranza dove c'è disperazione. Queste sono le sue parole. E penso che lui avesse visto, dall'uomo eccezionale che era, esattamente questo. E lo sport è stata la risposta in tantissimi luoghi del mondo. Bene, allora era un assaggio, poi dopo la sigla di Sportigulio c'è la sigla C'è di più e ci sono queste due interviste. Ancora i saluti per la scherma. Marco, come ci lasciamo? Sì, ci lasciamo che noi fra 15 giorni faremo una manifestazione sempre a carattere giovanile, in questo caso nella formula lui e lei, quindi anche simpatica, perché ci sarà un tiratore, una tiratrice di scherma, di fioretto e di spada, quindi saranno due armi che però sono separate, quindi faremo la gara di scherma, di spada e di fioretto separate, e le finali, se il tempo ci sorreggerà, le faremo in piazza, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto questa formula qua a Santa Margherita, è stata talmente apprezzata che ce l'hanno richiesta, e tutte le volte che andiamo a fare manifestazioni in giro per l'Italia ci chiedono: ma si potrebbe rifare questa gara qua? E noi la riproporremo. E invece ad agosto sarà il nostro fiore all'occhiello, perché faremo di nuovo scherma di luna, questo sempre con l'ausilio del comune di Rapallo, che ci coadiuva in tutto questo, dove sicuramente porteremo di nuovo atleti di nazionali straniere, magari una dimostrazione in piazza, perché come loro giustamente portano il golf nelle piazze, noi cerchiamo di fare con la scherma, perché attira ed è bella ed affascinante. Ecco, come ci sarà poi ne parleremo, un'altra manifestazione intorno a metà giugno, qualcosa del genere a Rapallo, ma ne parleremo. E questo per dire che è bello lo sport in piazza, uno passa, conosce, si diverte. Sport che principalmente da palestra certamente affascina, perché molti non lo vedono, non lo seguono, o si vede solo alle Olimpiadi, ma in realtà garantisco che quando si fanno queste attività qua sulla spiaggia, sulla strada o sui parchi, la gente si ferma e guarda. Ecco. Bene Marco, allora ci saluti tutta la squadra dei dirigenti della scherma, il nostro presidente Paolo così Ghigliotti. Come gli amici di Riva, tutti gli spogliatoi, la prima squadra, i due rappresentanti stasera. Camilla, intanto vediamo se gli straordinari che sono riusciti a trovare l'inno con la maglia della nazionale con scritto Italia, c'è sempre una certa emozione, cosa dici? Quando sali sul podio, è vero o no? Sì, ovviamente è un'emozione enorme e questa gara diciamo che era meglio se, cioè, non l'abbiamo ascoltato l'inno, quindi peccato. Ah vabbè, però l'hai già ascoltato quando hai vinto la medaglia d'oro, giusto? Sì, qua erano gli europei under 23, quindi una categoria che non avevo ancora gareggiato, quindi è andata bene e va bene così.
Ma il fiorettista è più attaccante o difensore, se si può dire, è un termine? No, non c'è un attaccante difensore. Non c'è. Cioè, sei completo se sai fare sia l'attacco che la parata. No, perché lo sai cosa stavo pensando? I saluti di Giorgio e Ignazio, e volevo farli vederli su una pedana di scherma, chi poteva... Sicuramente Giorgio è un attaccante, Ignazio. No. Era un bravo attaccante. Era un bravo attaccante. Ancora adesso nel suo... È un grintoso. Compito. Invece Ignazio... Io mi difendo finché ce la facciamo. Comunque volevo approfittare anche di ringraziare tutte le società della mia delegazione, perché hanno collaborato, io ho fatto quello che potevo e devo dire grazie, perché quest'anno diciamo che non è successo niente, via, nei confronti delle altre delegazioni, se voi prendete i comunicati ufficiali, ci sono un po' di casino successo. Anche a livello regionale ci sono state delle delegazioni, due anni, tre anni di espulsione, e la nostra delegazione, grazie a Dio, quest'anno è stata abbastanza brava, via. Pertanto li ringrazio per la collaborazione che danno anche loro. Allora, il Presidente è proprio contento stasera, ha cominciato con i giovani e poi ha finito anche con gli adulti, bene. No, grazie, finirei, grazie a tutti di essere stati qua, di aver partecipato. Finirei con due o tre note dell'inno azzurro, se è stato preparato per Camilla. Abbiamo detto, forse me l'hai già detto, qual è il prossimo impegno tuo che ti stai preparando? Adesso, tra una settimana, ci saranno i campionati italiani giovani e poi il prossimo mese i campionati italiani assoluti. Quindi speriamo bene. Bene, allora salutiamo la nostra squadra, abbiamo qua Luca alla telecamera, in regia Mirko e Mattia e il regista Stefano Noio. Direi che è tutto e l'appuntamento ancora la prossima settimana.